Sì, buongiorno a tutti, buongiorno uffici, buongiorno Sispi, buongiorno consiglieri. Diamo inizio Buongiorno a Presidente. questa nuova settimana e speriamo che sia migliore dell'altro. Dottoressa, se vuole può chiamare l'appello che diamo iniziamo il consiglio. Cardella. Presente. Guaresi. Guaresi. Era con noi, Presente. Marchese. Orilia. Presente. Sì. Orilia. Buongiorno. Buongiorno, presente. Savoca. Presente. Carlata. È uscito, quindi assente. Serio. Presente. Tusa. Buongiorno, presente. Discuso. Presente. Greco assente. 8 presenti su 10. Ore 9:48. Puoi aprire la seduta, Presidente. Buon Sì, lavoro. grazie, dottoressa. Bene, consigliere, come dicevo, speriamo che questa settimana che si avvia verso il Natale ci siano novità positive per tutti. Speriamo, abbiamo visto che già ieri, giorno 12, c'è la nuova ordinanza del sindaco per quanto riguarda le restrizioni Covid a Palermo. Non si può sostare, non ci si può fermare in alcune strade. Insomma, siamo ancora agli albori, si dice. Io spero che arrivi il più presto possibile questo benedetto vaccino, così la finiamo per una volta per sempre, ci vaccinano a tutta la popolazione, così usciamo da questo tunnel che veramente mi sembra un incubo, completamente, non si può fare nulla. Speriamo bene che Natale magari ci regali questa cosa. Diamo la parola, chi è che si vuole iscrivere a parlare, alzi la manina gentilmente o magari me lo dica se non è in possibilità di mettere la manina sul quadro e possiamo cominciare. Consigliere Tusa, apra le danze lei, prego. Buongiorno, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti, buon inizio settimana e speriamo che sia, diciamo come le diceva lei, felice, insomma, e che finalmente questa situazione di particolare emergenza sia nella città di Palermo e sia a livello mondiale della pandemia. E io ci tenevo ad aprire parlando e quindi essere solidale con tutti gli operatori che lavorano al dormitorio, la casa di Aldo, lì in Via seconda Messina Marina. circoscrizione, in via Ponzi, via Messina Marina, dopo via Ponte di Mare. Sì, questo è stato un vile atto di incendiario, di ragazzacci. Posso immaginare di ragazzi che non hanno niente da fare e vanno a veramente a fare questi atti vili, pesanti, molto brutti, perché cioè, attaccare così, cioè, tentare di incendiare il dormitorio, un punto molto importante per il nostro territorio, dove molti senza tetto e non solo, c'è cioè gente che realmente vive in povertà assoluta, cerca ristoro, va a dormire là per superare le notti appunto fredde di questo periodo. E questo è stato un gesto brutto, brutto, brutto. Io mi auguro che al più presto vengano presi questi balordi che fanno questi atti allucinanti. Mi auguro che ci sia una punizione esemplare, perché le scuole, come per esempio ultimamente abbiamo assistito anche, ecco, un'altra situazione che è accaduta la scorsa settimana, fine venerdì mi pare. È stato il vile atto e l'accesso nella scuola di Vittorio allo Sperone. Sono entrati dei balordi e hanno rubato la tastiera musicale, due casse, il proiettore, togliendo alla scuola un qualcosa di importante, di vitale per fare dei lavori a scuola, cioè per i ragazzi, ecco, per tutti noi. Perché i ragazzi che abitano magari sul luogo si vedono privati di questi strumenti importanti.
Fortunatamente ho seguito poi Don Ugo che lavora appunto alla squadra di Vittoria, alcuna parte della refurtiva, non so se tutta o parte o, della refurtiva è stata recapitata in chiesa. Quindi qualcuno in qualche modo si è... Scusa, Scarlatta è presente, sì. Dai. Ok. Qualcuno sicuramente si è ravveduto del gesto assurdo, vile, non ho parole per descrivere, e ha fatto trovare qualcosa alla defuttiva. Mi auguro che arrivi tutto, che riescano a trovare anche chi è stato, perché la situazione è critica, precaria, la crisi economica, ma questi atti sono proprio, non si possono descrivere proprio per la sostanza, cioè tu attacchi la scuola, attacchi il dormitorio, ma siamo arrivati proprio al fondo, caro Presidente. Quindi mi auguro che questi atti non succedano più e che si prendano le dovute precauzioni, quindi che l'amministrazione possa, diciamo, attivare un percorso di controllo con telecamere, così anche la Polizia di Stato, naturalmente tutti gli organi diciamo, che sono deputati al controllo, affinché queste situazioni non succedano più. Quindi solidarietà alla scuola, solidarietà al dormitorio, questo è il mio appunto di oggi. Grazie Presidente. Grazie consigliere Tusa, non possiamo che essere d'accordo con lei per quanto detto. Presidente, se può fare gentilmente un riassunto veloce, dato che io sono entrato. Sì, hanno vandalizzato il dormitorio di via Messina Marina la scorsa settimana, dove vanno a trovare il ristoro senza tetto e un pasto caldo e un tetto dove andare a dormire. È stato vandalizzato da alcuni, non so se sono ragazzi oppure non si sa. È tutto questo è il discorso. Va bene, la scuola di Vittoria pure, no? Ah sì, pure hanno vandalizzato pure la scuola di Vittoria, il padre Ugo, non lo so, cioè, ha pure un interesse in questa scuola perché ci lavora, ci vive, con i ragazzi. Dice che alcune parte della refurtiva è stata rinvenuta, ma altre non tutta, e chiedeva di che ci siano più controlli, anche mettendo telecamere e organizzando anche controlli con la polizia municipale e anche la polizia di Stato. Insomma, manchiamo di controllo, in poche parole, manchiamo di far rispettare le regole, manchiamo di che vengano sanzionati, presi, arrestati questi balordi che combinano pure questi fattacci, anche se non può essere una scusa la crisi perché avvengano questi fatti, assolutamente. Tutto qua, consigliere Scarlato. Grazie Presidente. Se vuole intervenire, prego. Sì, allora se c'è la possibilità di intervenire sulla questione, le sarei grato. Ma non c'è un turno no. Per ora, parlare? Certo, sì, io l'ho detto sulla questione, però ha ragione. Ho detto, scusa consigliere Scarlato, io avevo chiesto di mettere la manina, lei la manina la sta mettendo dopo che gli ho dato la parola a Guaresi. Ah, Scarlata, ma Giuseppe, io non la vedevo, io ho guardato prima là sopra. Non ti senti? Hai il microfono spento, Giuseppe, non si sente niente. Non ti sentiamo, hai il microfono spento. Giuseppe, forse no. Ho premuto due volte, ho messo 8 volte. Mia, io ho guardato se c'era qualcuno. No, e forse io involontariamente ho premuto due volte. Ho quindi ho messo tu dice non rispetti il turno. Io ho guardato. No, io vedevo la manina mia, però. No, vabbè, ma non è. Ma... Va bene, dai. No, parlo dopo il consigliere. Come vuole, dopo il consigliere. No, consigliere Guaresi, parli lei, anche perché io ho corretto il fatto che sono entrato dopo. No, ma non è quello. Ma io non avevo capito che era lei sopra. Giuseppe, il microfono, non si sente. Io ce l'ho acceso il microfono. Ora, parla, dai. Presidente, io lo sento Presidente. Il consigliere Guaresi. Ora, io poco fa Presidente, buongiorno io a lo tutti. Sento. Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Speriamo che sia, come diceva lei, Presidente, che si veda qualcosa di positivo, anche se purtroppo, ahimè, devo dire che... purtroppo la gente non ha capito niente di quello che sta succedendo, di quello che è successo e di quello che dovrà ancora succedere. Vede, Presidente, a parte il fatto che, dico ancora, assistiamo al vandalismo nelle scuole, io col consigliere Marchese immediatamente abbiamo fatto una nota riservata
per quanto riguarda questi continui furti nelle scuole. Già una nota di riservatezza riservata è partita, dico, mi auguro che possano dare seguito a quello che abbiamo chiesto. Poi, Presidente, dico, con tutto quello che succede ancora ad oggi, la gente che sta male è chiusa nelle abitazioni, gente che è in ospedale, sa che entra in ospedale, non si sa che si esce, vedere tutta quella gente, Presidente, ieri, anche se le condizioni meteo non erano buone, la gente con gli ombrelli proprio faceva lunghe file per andare a comprare l'arancina, perché mi sono reso conto, Presidente, che non siamo capaci, Presidente, di, ecco, fare attenzione, cercare di rimanere ancora, ecco, dentro, chiusi, come ci dice il governo, come ci dicono tutti i governatori, come ci dice il sindaco, come vorremmo tutti, per evitare che questi contagi continuino, Presidente, ad aumentare. Io mi rendo conto, Presidente, lo dico perché nella zona in cui abito io, ieri è stato un via vai di ambulanze, guardavo, Presidente, ecco, questa situazione sotto l'acqua, vedere scendere queste persone tutte incappucciate, le lascio immaginare la tristezza che era in me, e poi leggere sui giornali, vedere video, le lunghe file fin dalle prime ore del mattino per andare a comprare il dolce di Santa Lucia, l'arancina, Presidente, mi rattrista ancora di più, perché c'è molta gente che non ha capito ancora niente della vita. Il Covid ha fatto tantissime vittime, continuerà a farne, ma solo per la nostra negligenza. Mi auguro che, come diceva lei, Presidente, dico, possano migliorare, ecco, questo vaccino possa arrivare e possa essere iniettato a più persone possibile, per evitare di continuare a vedere morti. Chiudo questa triste parentesi, Presidente, ne apro un'altra, perché dico, una volta che dico stiamo a casa, almeno io chiuso dentro, sabato, la domenica non esco, cerco di a parte, dico, vado laddove i cittadini chiamano con urgenza, perché c'è veramente l'urgenza di andare a cercare di portare avanti le loro rimostranze. Sabato sono uscito solo per andare in due posti, poi mi sono ritirato, e il vedere, Presidente, e sentire questo governo che ancora ad oggi, ecco, si litiga, c'è gente come Renzi, Presidente, che ricatta il governo, ritiro, faccio cadere, in un momento dove dovremmo essere tutti, dovrebbero essere tutti d'accordo per non perdere questi 209-210 miliardi che stanno arrivando, che dovrebbero arrivare per cercare di far ripartire il paese, l'Italia. Ma vedo, Presidente, che non lo so, io non penso che sia ignoranza, penso che sia intelligenza a cercare di far cadere il governo, perché chissà quali sono i loro progetti dietro. Io mi auguro, Presidente, che questo non avvenga, che il Presidente della Repubblica possa veramente fermare questo schifo che vediamo, che tutti gli italiani assistiamo, perché almeno io mi sono schifiato di vedere questo governo litigare e rischiare di perdere questi miliardi che sarebbero quelli che darebbero una forte mano di ripartenza all'Italia. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Guarese. Anch'io sono d'accordo, vedere litigare questo governo è uno scempio. Io spererei che andassimo subito alle elezioni e ci fosse un governo autorizzato a governare e a governarci tutti. Speriamo più presto, consigliere Guarese, lo so. Andiamo avanti. Consigliere, chi è che deve iscritto a parlare? E poi consigliere Marchese, mi ha chiesto la parola. Prego. Consigliere Marchese, prego. È a facoltà. Consigliere Marchese, mi sente? Io la sento, Presidente. Prego. Grazie. Prego. Presidente, due paroline per quanto concerne i due fatti delittuosi successi nel nostro territorio. Questo denota la mancata osservazione del territorio. Se ci fosse un ulteriore incremento delle forze dell'ordine nel nostro territorio, credo che i malfattori avrebbero vita dura. Mi auguro che questi signori vengano assegnati, presi e consegnati alla giustizia,
di modo che da darle delle pene esemplari. Grazie. Finito. Grazie consigliere Marchese, questo lo speriamo tutti, abbiamo detto poco fa, che ci sia più controllo. C'è qualche altro iscritto a parlare, se no possiamo... Cardella, prego. Sì, presidente, non ero prenotato, ma comunque voglio... Vediamo la manina vicino a lei. Dando, presidente. Come? Grazie per l'occasione. Si sente, presidente? Sì, perfettamente, prego. Grazie. Grazie per l'occasione che mi dà per parlare. Buongiorno a tutti. Un suo diritto, prego. Presidente, volevo... Le solite cose, volevo comunicare... Il discorso marciapiedi, presidente, sì. Ma quando è che si devono fare questi lavori, se benette lavori? Quando è che si sa a chi spetta, a chi non spetta? Questo è uno. Poi, presidente, volevo parlare in merito all'illuminazione pubblica. Lei sa benissimo, presidente, come siamo combinati nella nostra zona, presidente. E ieri io ho fatto un giretto con mia moglie in macchina, presidente, tutto al buio. È pericolosissimo, presidente. Si deve vedere il più presto possibile di fare riaccendere tutto. Sì, sono d'accordo che si dice che entro il 2023 saranno ripristinati tutte cose con LED a norme e tutto, ma dobbiamo aspettare il 2023 per la luce nella zona da noi, presidente. Questo solo volevo dire, grazie di tutto. Consigliere Cardella, fino a venerdì scorso ci siamo arrabbiati un po' tutti, abbiamo chiesto anche l'intervento del sindaco per questo problema. A me è stato chiesto in videoconferenza l'intervento del sindaco, perché purtroppo il problema lo deve risolvere lui. È un problema dell'amministrazione, bisogna fare un circuito nuovo. Non è riparabile, non riescono a ripararlo, purtroppo viene e deve essere fatto tutto nuovo. E infatti io avevo chiesto non aspettare al 2023, ma già dal 2000 noi aspettiamo che venga riparato il guasto, perché è già da 2000, da quando eravamo già qua, cioè sono 20 anni, consigliere Cardella, che siamo al buio. Io abito in via Giacomo Alagna e sfido chiunque a passare una sera di qui e vedere se trova tutto acceso, è tutto spento, tutte le sere. Tutto. E io ho chiesto l'intervento pure che venga il sindaco in videoconferenza assieme al presidente e all'assessore, perché si risolvono, mettono i soldi per poter cominciare a fare questo, a partire da qua, a fare questo impianto nuovo a LED, perché non se ne può più, la gente non ne può più, è un loro diritto e ancora loro perdono tempo, non so perché, non si capisce perché. Per cui io aspetto ancora, gli inviti sono partiti, so che sono partiti. Presidente, quando avremo desidero una risposta sui marciapiedi, presidente. Allora, sui marciapiedi sappiamo tutti che per le urgenze è la RAP che ancora deve intervenire. Per le urgenze la RAP deve intervenire, per cui le note vanno fatte alla RAP e dovrebbero essere evase, perché se ci sono urgenze. Infatti io chiedevo, ora che sono in c'è questa discussione, chiedo agli uffici nel nome della signora Ventimiglia, gentilmente, se prenda l'appunto in diretta e parli poi con Dragotta, gli dice che fa partire una nota per un ripristino di una buca enorme su un marciapiede in via Campo numero 2, in via Fratelli Campo numero 2, che ieri sera è caduta una signora ed è venuta al negozio tutta incazzata per dirmi che c'è una buca ed è caduta. Se potete fare partire sta nota in modo tale che intervenga subito il RAP a vedere quello che c'è in questo marciapiede. Via Fratelli Campo numero 2, signora Ventimiglia. Andiamo avanti. Presidente, buongiorno. È entrato il buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti buongiorno, voi. Presidente. Do la parola. Buongiorno. Grazie Presidente, prego. Buongiorno, andate avanti tranquilli, io vi ascolto. Allora, poi c'è l'intervento, c'è stato l'intervento di Tusa, Guaresi, Carlata e Presidente, Cardelli. Mi scusi un attimo, Presidente, io esco per impegni personali. Grazie, prego. Buona giornata. Ti salutiamo, consigliere. Allora, c'era qualche altro che era iscritto a parlare prima che si passa all'altro punto dell'ordine del giorno? Presidente, io se posso... Consigliere Orile, prego. No, volevo aggiungere, mi volevo agganciare al discorso di Cardella che aveva fatto per la luce, ma per l'emergenza rifiute, novità. L'emergenza? I rifiuti, gli ingombranti, tutto quello. Sì. Stanno lavorando onestamente. Io ho visto che hanno tolto già un bel po' di ingombranti, poi non lo so se dove dice lei, qual è il sito che dice lei.
mi scusi Presidente, stamattina ho letto nel giornale per l'emergenza di salute il dottore Onorata e il direttore, non mi ricordo, lo giudice, non so come si chiama. Le cause. Come? Le cause. Come il sacrificio che ci abbiamo fatto. Non c'erano nulla. Perciò, e la responsabilità chi ce l'ha? Mi faccia capire, Presidente. No, ma li hanno tolti un bel po' di ingombranti, non lo so. Poi qual è il sito che dice lei che ci sono ingombranti? Oh, io ho detto i rifiuti, il dottor Norata stamattina nel giornale ho letto che non è colpa sua dell'emergenza rifiuti, di tutto. Ha detto consigliere Rilli, ha detto che il collo non è stata colpa della RAP, ma il problema è pure della regione, perché è partito tutto dalla questione Vasca di Bellolampo. Sì, c'è sia, dico colpa non colpa. Stanno lavorando e speriamo che non avvenga più. Dico, perché non è che poi la colpa è solo di Norata o della RAP. La RAP è vero, non funziona. La colpa è dell'amministrazione, della regione. È nostra, caettiamo tutte cose in mezzo alla strada. Un pochettino però nostra in questo caso quando si tratta di sacchetti. Il rifiuto ingombrante secondo me è più nostra. Perché se il cittadino non gettasse nulla di ingombrante per strada, neanche esisterebbe il servizio. Comunque speriamo che vada tutto bene. Natale andrà tutto bene. Va bene, Presidente, se vuole aggiungere una cosa, Presidente. Presidente, che poi io mi preparo con la mozione che si deve prelevare. Sentiamo tra un minuto. Va bene. E allora, oggi è la giornata della solidarietà, visto gli atti vili che sono successi alla scuola, al dormitorio. Volevo aggiungere solidarietà, la mia solidarietà, e penso di tutti noi, a tutti quei commercianti, di tutti quei commercianti che hanno subito atti intimidatori nella zona, a Brancaccio. Ho letto sul giornale Sicilia che ci sono stati diversi atti incendiari su a sale cinesche, macchine, lapini, insomma, i commercianti sono un po' preoccupati di questa situazione. Dico, dal giornale ho potuto capire che comunque c'è un'azione intimidatoria, e quindi non vorrei che diciamo, la mafia alzi di nuovo la testa per diciamo, per avere supremazia nel territorio. Quindi mi auguro e sono solidale a tutti quei commercianti onesti che hanno subito tale atto, e veramente mi auguro che questa situazione possa risolversi grazie all'aiuto sempre della polizia, delle forze dell'ordine, affinché questi commercianti siano tutelati e avere la vicinanza. Quindi la solidarietà, perché questo è veramente grave, se fosse così, anche se tutte le diciamo le strade diciamo investigative portano a degli atti intimidatori, quindi questo è molto triste e grave. Mi spererei che non si parla di mafia in questo periodo. La mafia c'è sempre, però veramente è una cosa pesante anche per quei commercianti onesti che oltre la crisi devono vedersi arrivare l'uomo del pizzo, e questo non va, e questo spero che diciamo abbia la vicinanza, le persone che sono state soggette a questo tipo di atto intimidatorio abbiano la vicinanza delle persone che stanno appunto, che fanno questo lavoro, come la polizia, la mia solidarietà è senza dubbio va a queste persone. Grazie a nome di tutti i commercianti della zona. Prego Presidente, forza, a lei. Allora, nominiamo scrutatore Marchese Tusa e il vicepresidente. Vabbè. Scrutatori, ok. Mozione presentata dal consigliere Marchese e il consigliere Guaresi, che mi chiedono il prelievo in data 7/12/2020. Il protocollo è 14/35/718. 14/35/718. L'oggetto è incrocio pericoloso Ciaculli Crocevia Giardini, urge semaforo e segnaletica stradale per salvare vite umane. Voi consiglieri, chi vuole intervenire può intervenire, uno dei due. Intanto.
Allora manda poi, ma scritto, manda poi, ho fatto intervento. Allora, intervengo dopo di lei, consigliere Quaresi, dopo di lei. Uno dei due, dai. Vada, vada consigliere, poi intervengo io. Presidente, guardi, già l'estate scorsa insieme al consigliere Marchese ci eravamo recati sul posto di proprio all'incrocio che c'è tra Crocevetta e Giardini Gibril Rossa, perché c'è stato un incidentino e quindi avevamo fatto noto urgente quantomeno per la segnaletica stradale che non è mai esistita, così dicono i cittadini. Adesso abbiamo presentato mozione perché ci siamo resi conto insieme ad alcuni residenti che in questo tratto bisognerebbe andare a montare un semaforo, perché presidente anche con le strisce non li rispetta, anche se ancora non sono state fatte, ma non li rispetta nessuno, e quindi chiediamo con forza per evitare che ancora ad oggi possano succedere incidenti gravi, visto e considerato che da Gibril Rossa scendono proprio, presidente, a volte, come scrivo insieme al consigliere, scriviamo nella mozione che a volte non si rendono conto che sono arrivati all'incrocio e quindi spesso, ecco, tentano la frenata, però dico là c'è sempre un pochettino di la strada liscia, un po' di pietriccia, e quindi si trovano proprio nell'altra carreggiata rischiando di andare ad uccidere delle persone, come in passato è successo. Quindi onde evitare che, ecco, dobbiamo vedere il morto, quello che chiediamo noi al sindaco, alla giunta comunale, al presidente dell'AMATI, di intervenire con la massa urgenza, uno per andare a mettere gli stop, proprio a disegnare gli stop, e due, e mettere immediatamente questo semaforo che possa dare la tranquillità di tutti quei residenti che, ecco, giornalmente per attraversare questo tratto lo fanno con il palpito del cuore, perché hanno la preoccupazione. E tra l'altro, presidente, lo specchio ho montato diverse volte in quel tratto e ne sono stato l'artefice, spesso viene girato ma non si capisce il perché. Mi dicono i cittadini che questo specchio messo proprio all'incrocio per vedere le auto che arrivano da Gibilosa viene sempre girato, ma non si capisce la motivazione. Passo la parola al consigliere Marchese se gliela vuole dare. Grazie presidente. Un minutino solo prima che interviene il consigliere Marchese, per capire, visto che lei parla di Gibil Rossa, Crocevetta e Giardini, sarebbe l'incrocio quale? Se lei parla di Gibil Rossa è Ciaculli, Crocevetta. Ciaculli, Crocevetta e Giardini. Tanto per essere più preciso. No, io parlo, presidente, l'oggetto è a Ciaculli, Crocevetta, la strada che scende. L'incrocio non c'è, no, voi parlate della strada che si divide, che comincia la salita di Gibil Rossa? Sì, questo è incrocio. Ah, perfetto, dove ci stanno sempre i contenitori pure, c'è sempre sì, problema. E più avanti ci sono i contenitori, sì, perfetto. Praticamente quello che voi vorreste, e insieme ai cittadini, secondo me una cosa opportuna, se non ho capito male, è avere, oltre alla segnaletica, un semaforo che ti dà il bloccaggio di una delle vetture da una delle due parti, perché qua quando escono da Gibil Rossa e quando escono da Crocevetta in direzione Ciaculli non si fermano nessuno dei due, sì. E succede il patacciatto. Vabbè, sì, ho inteso. Consigliere Marchese, prego, se vuole aggiungere qualcosa. Sì, grazie presidente, grazie anche al consigliere che assieme a me siamo stati lì, che ci hanno chiamato i cittadini. La mozione è molto molto semplificata per quello che si chiede. Mi auguro che questo Consiglio la vota favorevolmente e soprattutto le partecipate si attivino nel più breve tempo possibile a installare quello richiesto dai sottoscritti consiglieri, dal Consiglio della seconda circoscrizione che vota la mozione, ma soprattutto dare tranquillità ai cittadini, anche perché è inammissibile vedere scendere delle macchine, camion e quant'altro da via Gibil Rossa, che spesso e volentieri ha risparmiato la fortuna, ha voluto sì che magari non succedessero, per come in passato, incidenti mortali. Non aggiungo altro, presidente, perché già è molto molto chiara. Grazie. Grazie a voi, consiglieri. Io conosco bene la strada, la faccio spesso, quindi so la pericolosità.
potrebbe essere giusto dare attenzione con un semaforo, comunque con qualcosa che dia, che rallenti sia chi scende da Girbirossa che chi viene da Ciaculli in direzione Croceverde, o Croceverde in direzione Ciaculli, o anche chi da Ciaculli deve salire a Girbirossa, perché credetemi, ce ne sono che si infilano quando devono salire verso Girbirossa in una maniera pazzesca. Quindi credo la mozione sia abbastanza precisa, mirata e corretta per il problema Piccolo, che sussiste in quell'ambito. Il vicepresidente sta giocando con il cane. vuole salire. Allora, mettiamo in votazione questa mozione, perché poi c'era un'altra firma dei consiglieri, vicepresidente Cardella e Scarlata. Quindi mettiamo in votazione questa. Dottoressa, buongiorno, ancora non ce l'avamo. Buongiorno presidente. Dottoressa. La mettiamo in votazione al solito con i presenti, visto che siamo qua, io, Marchese, Scarlata, vi scuso, c'è solo Cardella assente, quindi spegnete tutti i microfoni tranne la dottoressa. Io devo intervenire poi, presidente, se vuole. Sì, prego. Sì, no, a proposito di questo interessamento, mi fa piacere che, insomma, c'è un interessamento di tutti per questo problema. Dico di tutti perché anche a me hanno chiamato i cittadini e hanno, diciamo, sottoposto questa problematica abbastanza importante. Infatti a me e anche alla consigliera comunale Amella siamo andati sul posto e abbiamo visto che veramente già lo sapevamo della pericolosità di questa situazione, però altro vederlo con gli occhi è realmente è molto pericoloso. Ma la consigliera ha fatto qualcosa in più, ha scritto e diciamo abbiamo anche la risposta. Io ve la dico, io mi auguro che lì si possa fare il massimo per poter attenuare la pericolosità, però l'ufficio diciamo mobilità urbana si è già espresso e con una nota in risposta alla consigliera loro vogliono innalzare il livello di sicurezza mettendo della realizzazione della segnaletica orizzontale e poi installando dei flash luminosi affinché diciamo le persone possano essere in qualche modo allertati. Loro non vedono il semaforo perché sarebbe un bloccare il flusso viario, però io la mozione la voterei favorevolmente, anche perché diamo sempre forza al nostro lavoro e al nostro impegno. Però dico, loro già si sono espressi, mi auguro che trovano una soluzione migliore per questo punto, perché veramente è molto pericoloso. Grazie Presidente. Grazie consigliere Tusa. Mi perdoni 30 secondi. Presidente. Un attimo, consigliere Guaresi. Io le dico, sarà cura mia a prescindere quello che lei ha detto, che comunque è sempre interessante. E ovviamente la mozione la voterò favorevolmente. Sarà cura mia, dopo che in questi giorni vediamo come va il periodo di feste, e sentire mobilità e traffico nella persona dell'ingegnere Caliri. Non so se già uno dei consiglieri o tutte e due magari hanno avuto qualche contatto con loro, perché lui poi che in prima persona colui che appunto viene a fare i sopralluoghi in merito a questo tipo di intervento, quindi concorderò lui e i consiglieri per vedersi o vederci sul posto e cercheremo di capire se è fattibile cosa, se non è fattibile qualcos'altro, e comunque cercare di dare più forza a quello che già altri hanno fatto in passato e dare più forza alla mozione che i consiglieri hanno presentato. Comunque sia, dico, ringrazio per il suo appunto e per quello che ci ha fatto sapere. Consigliere Guaresi, prego. Consigliere Guaresi, è caduto. Consigliere Guaresi, dia un segnale, perché così è rimasta la sua immagine bruttissima. Siete d'accordo pure voi? Con lei, si era bloccato. No, presidente, è perché il telefonino. Pure l'immagine sfocata, prego. No, è il telefonino che si è bloccato, ha rimasto telefonato, però ho acceso col
col tablet. Presidente, io quando ho chiarito un attimino questa mozione, ho detto chiaramente che già in estate c'eravamo recati in zona insieme ai cittadini e avevo fatto partire immediatamente insieme al consigliere questa mozione come nota, dove era un pochino più particolare perché ho allegato tutte le foto dei veicoli che scendevano, quindi c'era l'urgenza. E considerato che ad oggi, dall'estate ad oggi, noi ancora aspettiamo che venga fatto quantomeno, presidente, nell'immediato chiedevamo la segnaletica stradale, perché in quel caso le foto con tutti i cittadini che avevamo inviato insieme al consigliere Marchese, non vedendo ancora, presidente, perché si capisce bene quando si parla poi di un problema così abbastanza, ecco, pesantuccio, perché non si risolve con la semplice segnalazione, ma chiedevamo di mettere il del semaforo, che sarebbe, ecco, secondo me l'unica soluzione che ti fa fermare, perché, presidente, andare a mettere altre, come dire, altri accorgitivi, accorgimenti per tipo di segnalazioni non porterebbero a niente, perché la gente arriva tranquillamente. Solo col semaforo, spiegavo nella nota insieme al consigliere Marchese, solo col semaforo sicuramente si fermeranno i cittadini. Ecco perché noi ripresentiamo adesso la mozione, perché, presidente, dico, ecco, fare una nota e poi andare a sollecitarla tramite mozione approvata da tutti i consiglieri dà anche un certo peso. Poi se altri dopo di noi si sono recati per portare avanti le stesse idee, portare avanti gli stessi problemi ai cittadini, non ci può fare che piacere, presidente. Venga, perché, dopo, prima, comunque i cittadini chiamano chiunque, infatti. Tra le altre cose, presidente, ecco, non è la prima volta che noi portiamo avanti queste battaglie, ma anche nella passata legislatura, insieme al consigliere Marchese, eravamo stati sul posto sempre per cercare di trovare delle idonee soluzioni per mettere in sicurezza i cittadini che giornalmente la percorrono. Grazie, presidente. Grazie a voi. Mettiamo in votazione la presidente mozione. Mi scusi, ho alzato pure la manina per dire una cosa sola. Non l'ho vista, vicepresidente. No, volevo chiedere semplicemente al consigliere Guaresi se aveva avuto risposta quando ha mandato la nota, perché mi interessa sapere questo, perché a questo punto c'è stato un sopralluogo, ci dovevano dare risposta, presidente. Avete avuto? No, ma non lo sto dicendo così, lo sto dicendo per il consiglio. È una questione sua di capire se risponde. Per iscritto non abbiamo niente, per iscritto ad oggi non abbiamo niente. Ciò significa che l'amministrazione comunale, caro consigliere Guaresi, se ne strafotte del consiglio di circoscrizione. Ma metta in atto pure che abbiamo avuto il Covid e abbiamo il Covid, anche questo lo deve mettere in considerazione. E non prendono sul serio le nostre note, le nostre mozioni, le nostre. Deve purtroppo avere, deve fare qualcosa un consigliere comunale per dare risposta, a quanto ho capito. Perché è assurdo che gli si dia risposta al consigliere comunale Amelia e non gli si dia risposta a una nota fatta dal consigliere Guaresi o dal consigliere Marchese. Chiunque esso sia, dal consiglio di una circoscrizione. Presidente, mi permetta di aggiungere una cosa. Un minuto. Devo facciamo rispondere a questa situazione, presidente. Il vicepresidente ha finito. Sì, prego, presidente. Io sono per noi, lo dicevo per il discorso nostro del consiglio dell'istruzione. Io l'ho inteso, bisognava vedere che cosa ha inteso il consigliere Guaresi. Mi chi già s'agitò. No, sono d'accordo a quello che dice, però attenzione. Non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo, lei, presidente, ha avuto problemi di ricevere la posta del comune per diversi mesi e non vorrei che magari qualcosa sia arrivata proprio. No, assolutamente no. Dico, siccome lei ha avuto forti problemi. No, assolutamente no, anche perché quando rispondono con le note così. Le inviano al sito della circoscrizione, no? A Mario Greco. No, era per capire un attimino, presidente, perché vede. Io ho avuto quei problemi quando c'è stato il passaggio con Hotmail, che poi siamo diventati. Abbiamo dovuto accedere alla videoconferenza. Quando si tratta di risposta alle mail, alle note che facciamo, li mandano comunque, non rispondono a Mario Greco, perché partono dalla. No, presidente, siccome io ripeto. Tutto quello che
tutto quello che portiamo avanti, il 90% vengono date a me arrivano le risposte. Su alcuni magari poi arrivano in ritardo, o magari arrivano in circoscrizione e visto c'è stato questo problema, non vorrei che magari si fosse. Però, Presidente, noi abbiamo fatto un sopralluogo, quindi l'attenzione c'era, l'attenzione l'abbiamo proprio portata. Ma infatti, il problema non è vostro, il problema è loro che non hanno risposto. Però comunici un vicepresidente, no, alla consigliera invece gli hanno risposto, in negativo o in positivo comunque hanno risposto. A no, noi, alla vostra nota, che sia vostra o che sia tua, che sia di un altro consigliere, comunque che ci sia che una differenza tra il consiglio di circoscrizione e il consiglio comunale, non c'è dubbio, Presidente. Dico, lo sappiamo che siamo su due livelli, però come siamo, che andiamo a votare qualche si candida al comune. Noi siamo battaglieri, Presidente, non ci fermiamo davanti a niente e nessuno. Va bene, andiamo avanti. Allora, riepiloghiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 presenti, quindi solo Cardella è assente. Dei 9 presenti facciamo un paio di secondi di silenzio e quindi vorrà dire che avete dato l'assenso alla mozione. E verrà votata all'unanimità dai presenti, quindi assente solo il consigliere Cardella. 5 4 3 2 1 0. Approvata ora 10:28. Approvata, dottoressa, grazie signora Ventimiglia. Prendo un'altra mozione che è a firma dei consiglieri Cardella, Savoca e Scarlata. Oggetto e realizzazione spartitraffico con cordolo presso incrocio di via Messina Marine, piazzetta Sperone, 12/12/2020. I microfoni, ragazzi, e il protocollo, signora Ventimiglia, dottoressa, è 14/5/2/232, ripeto, 1452232 del 12/12/2020. Ok, grazie sempre. Ritorno, aspettate che esco da dove ho preso la mozione. Dove siete? Eccovi. Allora, vicepresidente, non lo so, vuole intervenire lei o il consigliere Scarlata? Fate voi. Cardella non c'è, ma siete in due, quindi tranquilli. Parlo io, presidente. Prego, consigliere. Prego. Allora, siamo praticamente, giusto per spiegarlo a chi ci ascolta. Non complimenti porto, anche per la mozione come quella di prima, scusatemi, perché sono due siti che non è facile da individuare. Quello che c'è da fare per metterli in sicurezza, perché se non erro inteso pure dove si trova questo punto, sì. E credo sia importante pure questa mozione come lo è quella di prima. Complimenti veramente, ragazzi. Scusi consigliere Scarlata se ho interrotto. No, assolutamente, presidente. Allora, intanto spieghiamo chiaramente il luogo per chi ci ascolta, ritorno a ripetere, non per voi consiglieri che conoscete a menadito tutta la circoscrizione Angolo e Anfranti. Siamo praticamente alla piazzetta Sperone, è quella continuazione naturale che va dalla via 27 maggio a via Messina Marina. Come? No, non si sentiva bloccato. Più lei e quindi il vicepresidente stava continuando lui. Okay. Va, ora lo sentiamo. Ok. Arriva, supera la via Sperone, c'è un tratto dove a sinistra c'è una cabina Enel e si trova anche una sorta di deposito. No? È alle spalle, io sto continuando dalla via 27 maggio, no? E ci mettiamo sulla via Messina Marina. Ebbene, a destra c'è un triangolo, un marciapiede. Se noi volessimo andare in via Messina Marina scendendo dalla via 27 maggio, subito alla fine giriamo a destra, prendiamo via Sperone e ci mettiamo in direzione via Messina Marina e direzione Villa Abate, per intenderci. È il percorso naturale.
Invece chi deve andare direzione Bucchieri La Ferla oltrepassa chiaramente via Sperone scendendo dalla via 27 Maggio, arriva all'incrocio e gira a sinistra. Ebbene, su questa piazzetta, quindi su questo triangolo di marciapiede, già c'erano posti due cassonetti che insieme ai miei colleghi Savoca e Cardella abbiamo chiesto un sopralluogo con la RAP prima di presentare questa mozione, quindi è già stata preparatoria, e abbiamo fatto spostare. Infatti i contenitori che erano posti proprio alla punta di questo triangolo di marciapiede non ci sono più, e quindi ora si presenta questa mozione che vuole avere un prolungamento naturale del marciapiede al fine di evitare che tutti quegli automobilisti che vengono da Villabate, comunque come direzione intendo Villabate chiaramente, per evitare di fare di una circunnavigazione della pompa di benzina che lei aveva appena detto, Presidente, quindi di fare un prolungamento di circa 200-300 metri, ritengono a volte opportuno fare un'infrazione di appena, se no, 10 metri per riprendere la via 27 Maggio. Dobbiamo anche dire che quel tratto oggi ha senso unico, chiaramente, direzione Villabate, fino a poco tempo fa era a doppio senso. Quindi gli automobilisti erano un po' già, come dire, abituati a percorrere questi 10 metri. Ma siccome si ritiene che sia pericoloso non solo per chi fa l'infrazione, ma soprattutto per chi esce dalla via 27 Maggio e gira a destra direzione Villabate, che pensando chiaramente di non trovarsi nulla davanti e sentendo senso unico, si possa trovare, come a volte è accaduto, si possano trovare automobilisti indisciplinati. Il prolungamento dello spartitraffico perché? Perché facendo questo spartitraffico, chiaramente richiediamo anche il sopralluogo, se loro riterranno opportuno per la sicurezza ci chiameranno e faremo un sopralluogo, questo prolungamento non andrebbe altro che a delimitare la corsia esterna di via Messina Marina direzione Villabate, ma sarebbe un curvolo da creare sia no di un paio di metri, ma in tale che chi quindi è con una curva fondamentalmente, per evitare che chi deve, venendo da Villabate, per effettuare questa infrazione già deve staccarsi dalla carreggiata direzione Bucchieri La Ferla già molto tempo prima, e quindi diventa molto più pericoloso per lui che faccia questo tipo di manovra. Quindi per questo motivo si richiede, spero di essere stato chiaro chiaramente. Ma diventa quindi a doppio senso, mi scusi, diventa a doppio senso quindi quel pezzo dove no, ci sarà no, il corso? Attualmente quel piccolo tratto è a senso unico, come tutti sapete, era prima che era a doppio senso, quindi se Franco Scarlata abituato a percorrerla in doppio senso, perché prima era a doppio senso, ma poi rendendosi conto che era pericoloso e hanno fatto un senso unico, a me è rimasta la cattiva abitudine per evitare di fare questa circunnavigazione della pompa in benzina, quindi evitare questi 300 metri per immettermi sulla via 27 Maggio, faccio questa piccola, secondo me, infrazione pericolosissima, quindi non diventa senso unico, ma continua il senso del marciapiede che è posto al centro della carreggiata, questo marciapiede, attenzione, è uno spartitraffico grosso modo già esistente che è un marciapiede. Per, ritorno a ripetere, per presentare questa mozione, la prima operazione è stata fare togliere i cassonetti, due cassonetti presenti che erano posti là alla fine del marciapiede, e l'abbiamo fatti spostare al fine appunto di creare questo cordolo ed evitare che il percorso, che non è più 10 metri di senso unico, ma diventerebbero 15 metri, ma il problema non sono i 15 metri del senso unico, consigliere Tusa, il problema è che chi viene da Villabate per immettersi sulla piazzetta e quindi commettere l'infrazione si deve staccare dal suo percorso naturale molto tempo prima, quindi con le auto che gli vengono di fronte, quindi diventa non solo già pericoloso per lui fare un'operazione del genere
teniamo presente che è un'operazione che non si deve fare comunque, ma il percorso che andrebbe a fare non sarebbe più 10 metri di senso unico, ma diventerebbero 15. Quindi diventa tutto più pericoloso per chi vuole commettere l'infrazione. Attenzione, quindi non dobbiamo tenere presente il discorso che dico più pericoloso per l'automobilista, perché l'automobilista quel tipo di operazione non la deve fare, è comunque pericoloso anche se percorre un metro di senso unico. Però il discorso di pericoloso che voglio dire è che l'automobilista che si trova a rifare un'infrazione dopo lo spartitraffico avrà serie preoccupazioni, che si renderà conto che non è una manovra fattibile. Ecco, tutto là. Per questo intendo pericoloso in futuro, se ciò dovesse essere realizzato. Spero di essere stato chiaro, chiaramente. Se c'è consigliere Savo che vuole aggiungere o qualche... Io mi sono prenotato poi. Assolutamente, io avevo detto anche poco fa che l'era. Sì, è una soluzione secondo me ottimale, perché... leverebbe di mezzo un pochettino di criticità che c'è in questo pezzo di strada, perché anche io la percorro, anche io ovviamente dico con tutta sincerità l'inflazione di passare di quei 10 metri ce l'ho, perché ce l'ho sempre avuta, è stata sempre così e ce l'ho sempre. Però con realizzando questa specie di rotatoria andremmo ad eliminare un pochettino di pericolosità che c'è in questo tratto di strada, e comunque spero che tutti noi la votiamo favorevolmente, poi ovviamente saranno i tecnici gli ultimi a valutare quello che devono fare. Prego. Consigliere Guaresi, prego. Grazie Presidente, grazie per l'attenzione che mettono i consiglieri. Consigliere Guaresi, se mi perdona, l'ultimo appunto, mi scusi, lei lo sa che il cordolo che deve essere creato è una prosecuzione naturale del marciapiede esistente, sia a destra che a sinistra, va a finire con praticamente un triangolo che si andrebbe a creare. Quindi questo volevo precisare. Mi scusi, consigliere Guaresi. Posso continuare? Prego. È stato chiarissimo, però, Presidente, come tutti, io questa strada la percorro almeno 2 volte al giorno e quindi spesso ho cercato di trovare delle soluzioni per evitare quello che è stato proprio detto chiaro dal consigliere Scarlata. Anch'io vedo gente che tira dritto e spesso, Presidente, assisto a delle liti proprio in maniera da finestrino a finestrino, parolacce, perché si lascia immaginare, come diceva il consigliere, che chi esce da questo tratto di via Sperone per andare su via Messina, ecco, guarda solo chi viene da via Sperone, non guarda chi viene da Messina Marina, perché dico nessuno dovrebbe, ecco, tirare dritto, però succede, e quindi va trovata una soluzione. Però Presidente, dico, questa è una soluzione che gli uffici devono vedere, cioè studiare scientificamente, perché Presidente, chi sale da via Messina Marina per proseguire verso, ecco, Villa Abate, ecco, Presidente, non possiamo dimenticare che ci sono mezzi pesanti, ci sono autobus, che poi, arrivato a questo, ecco, superando questa rotonda, praticamente si mettono su via Messina Marina, perché devono lasciare la possibilità di fare arrivare le macchine che vengono da Villa Abate verso Palermo. Quindi, ecco, va studiata, ci sta, sono d'accordissimo a quello che hanno detto e li ringrazio per questa attenzione, però va studiata scientificamente, perché non può essere fatta più lunga del dovuto, ma allungare, come diceva il consigliere Scarlata e il vicepresidente, va, ecco, allungata magari di qualche metro, metro e mezzo, non di più, perché poi ci sarebbe la difficoltà, ecco, di arrivare e girare, perché si creerebbe proprio, ecco, quasi toccare con le auto che ti scendono dalla parte opposta. Quindi va studiata, o magari, ecco, rientrare forse quantomeno questa specie di marciapiede che ti viene a curvetta, magari, ecco, allungarlo, ecco, e allargare la strada. Scusate se mi sono, ecco, permesso di dire anche il mio pensiero, però la voterò favorevolmente, perché, ecco, questo tratto va attenzionato e mi auguro che i tecnici insieme ai consiglieri firmatari, ecco, si trovino sul posto per studiare insieme come poter mettere in sicurezza questa strada. Grazie Presidente. Grazie a voi consiglieri. Mettiamo dunque in votazione la mozione.
Siamo presenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi non c'è Cardella e non ci sta Serio. Allora, Cardella è serio o no? Tutti gli altri siamo presenti. Mettiamo la votazione e mettiamo la mozione in votazione. Un paio di secondi di silenzio darà l'assenso alla mozione stessa. Perfetto, dottoressa. Ok, hanno votato all'unanimità dai presenti, tranne Cardella e Serio che sono assenti. Ok, approvato alle 10:42. Perfettissimo, va bene, Presidente, io esco dalla aggiorniamo videoconferenza. domani. Un Grazie e abbraccio. buona giornata. A dopo, ciao, Grazie, ciao, 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 ciao. Presidente. La stacchiamo la registrazione.